Il valore dell'istruzione, della didattica in presenza e il lavoro svolto dalla Toscana per consentire la riapertura delle scuole in sicurezza al centro della visita della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina a Firenze. La Toscana è stata tra le prime regioni a riaprire al 50% le scuole superiori dall'11 gennaio e la ministra ha voluto incontrare il presidente della regione toscana Eugenio Giani anche per sottolineare l'importanza della scelta di riportare gli studenti in aula. Il governo ha messo le risorse, i prefetti hanno fatto un grandissimo lavoro, anche quest'estate si è lavorato tanto. Il presidente di Regione Toscana, Giani, ha dimostrato che lavorando, organizzandosi, facendo squadra con tutti, le scuole si potevano riaprire, sapendo che il rischio zero non esiste, ma che esiste un rischio certo e sicuro, che è quello di togliere un pezzo di futuro alle nostre generazioni. Tra le misure messe in atto dalla Regione Toscana per un rientro in sicurezza è il progetto Scuole Sicure, con screening in tutte le scuole superiori, ingressi scaglionati, tutto perché, come ha sottolineato il presidente Giani, l'istruzione è un diritto fondamentale della nostra comunità. Abbiamo quindi programmato le modalità per un rientro, 329 bus aggiuntivi, le organizzazioni di volontariato, compagnie di vigilanti che fossero alle fermate degli autobus, come davanti alle scuole per disciplinare. La ministra Azzolina ha fatto una breve visita al Museo degli Uffizi per la sua riapertura, prima di recarsi all'Istituto Statale di Istruzione Superiore Gobetti, volta di Bagno a Ripoli. Il dirigente scolastico, insieme ai docenti e personale ATA, ha fatto un grandissimo lavoro. Ho visto degli studenti molto felici di stare a scuola, quindi faccio i miei complimenti a tutti quelli che hanno lavorato affinché tutto questo fosse possibile, ed è possibile, come potete vedere anche voi.